Martedì 11 maggio il vescovo Armando Trasarti si è recato presso l'istituto professionale di Fano Olivetti per incontrare gli alunni di due quarte accompagnati dai rispettivi insegnanti. Una chiacchierata durata ben 2 ore senza cali di attenzione da parte degli studenti. Il vescovo, dopo aver ripercorso la sua storia assieme ai ragazzi, ha voluto parlare della tanto discussa condizione giovanile. È vero che bruciate le tappe, ma non è colpa vostra perché è il mondo che si è ridotto, ha detto Trasarti rivolgendosi agli studenti. Oggi la vostra incertezza nel futuro è diventata una vera paura, che costituisce il più grande deterrente per i vostri progetti. Un avvenire precario, come ha poi ribadito il vescovo, dovuto anche al venir meno di punti fermi, tra cui il primo è proprio la Chiesa, che oggi versa in grandi difficoltà. Tanti gli argomenti toccati, tra cui la questione della pedofilia, l'omosessualità, la liberalizzazione della droga, l'aborto ed il lungo e trascurato periodo di convalescenza che ne consegue per la donna, l'affettività e il suicidio giovanile.